Si attendono passi decisivi dal vertice sui migranti in corso a Roma con il ministro Minniti e rappresentanti europei e nordafricani per controllare i flussi migratori e fermare le partenze. Il governo libico chiede navi, elicotteri, ambulanze, sale operative e apparecchiature per un totale di almeno 800 milioni di euro. Proprio in queste ore in arrivo in Sicilia 1500 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. Resta incandescente il clima tra Turchia e Germania dopo l'ultimo affondo del presidente Erdogan, che ha accusato la cancelliera Merkel di usare metodi nazisti e che si appresta a processare per spionaggio il corrispondente della Welt. Avete passato il segno, la replica del governo tedesco che pretende un passo indietro da Ankara. Giornata difficile per il trasporto aereo, Alitalia ha già cancellato il 40% dei voli per lo sciopero dei controllori e per l'agitazione del cab trasporti contro il piano industriale da 2000 esuberi. Nel pomeriggio il vertice della compagnia, sono attesi insieme ai sindacati al tavolo del governo e con i ministri Calenda, Del Rio e Poletti. Grillo a Roma dopo la bufera scoppiata per la decisione di annullare le comunarie di Genova. I leader del partito cercano di frenare le polemiche. Beppe è garante, io mi fido, fa sapere Di Battista. Sul blitz con cui Grillo ha annullato la candidatura di Marika Cassimatis rilancia anche Di Maio. Meglio fermare subito certe persone, sottolinea il vicepresidente della Camera. A meno di 24 ore dalla visita del presidente Mattarella, che ha aperto la tre giorni dedicata alla memoria e all'impegno contro le mafie, sui muri di Locri appaiono scritte offensive che inneggiano all'illegalità. Preso di mira anche Don Ciotti, che ieri ha organizzato la commemorazione. Ne parleremo tra poco in TG Cronaca. Al termine della 29esima giornata di Serie A resta invariato il distacco della Juventus sulle più immediate inseguitrici. Roma e Napoli inseguono rispettivamente a 8 e 10 punti. Adesso stop del campionato per gli impegni della nazionale. Strepitoso finale di stagione nello sci alpino, nello slalom gigante femminile, podio tutto azzurro, non succedeva da più di 20 anni. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. In primo piano, dunque, l'avete già sentito dai titoli, c'è il vertice che è in corso a Roma, alla scuola della polizia, sui migranti. Ci stanno partecipando i ministri dell'interno e naturalmente c'è Minniti, in prima fila europei e anche nordafricani. L'obiettivo è quello di arginare, di regolare i flussi migratori che arrivano appunto dal Nord Africa. Il vertice vede protagonisti naturalmente il nostro Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e quello libico Sarraj. Per regolare questi flussi Sarraj chiede all'Italia, o meglio all'Europa, un investimento importante, infrastrutture che costano addirittura 800 milioni di euro. Dunque vediamo subito il nostro servizio. Oltre 3.000 persone sono state salvate in mare tra sabato e ieri. Arriveranno nei porti siciliani nelle prossime ore. Erano partite dalla Libia. Dall'inizio del 2017 sono già arrivati oltre 12.000 migranti, il 37% in più rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Per bloccare gli affari sporchi dei trafficanti di uomini bisogna agire lì da dove partono i barconi, oltre che nei paesi da cui i disperati fuggono. Un punto chiave che viene affrontato in queste ore a Roma, dove è in corso un vertice tra Italia e Libia e poi i ministri degli interni di paesi europei più esposti al fenomeno delle migrazioni come Francia, Germania, Austria, Slovenia, Malta e poi Svizzera, Tunisia e Algeria. Il suggello europeo lo dà la presenza del commissario alle migrazioni Dimitri Avramopoulos. Nella scuola superiore di polizia della capitale si discute di come dare seguito al memorandum firmato a Roma lo scorso febbraio da Gentiloni e il premier libico Sarraj sul contrasto al traffico di migranti e di come sostenere i paesi africani da cui le persone fuggono. Ma c'è una criticità che rischia di bloccare qualsiasi azione, la debolezza di Sarraj e del suo governo, nato dopo una lunga mediazione ONU, che non controlla tutto il paese e che è in guerra ormai aperta con le forze dell'est, sempre più sostenute dalla Russia, del generale Haftar. In una situazione di simile instabilità potrebbe essere difficile attuare qualsiasi programma, ma c'è comunque la volontà di provarci. L'impegno è gravoso, servono molti soldi, circa 800 milioni di euro, 200 sono stati già stanziati, altri dovrebbero arrivare dal fondo per l'Africa, come previsto dagli accordi.
accordi presi a Malta, dove è stato portato il memorandum siglato da Roma e Tripoli. La Libia chiede mezzi e addestramento, navi da soccorso, motovedette, elicotteri, visori notturni, ambulanze, sale operative e automobili, attrezzature da sub, soprattutto la preparazione del personale, un impegno costoso e importante da portare avanti in 2 anni. Contestualmente il gruppo di contatto, di cui fanno parte anche i paesi del Nord Africa, ha discusso col ministro dell'interno Minniti di politiche di sostegno allo sviluppo economico e di controllo delle frontiere e di rimpatri. L'obiettivo della giornata è proseguire nella costruzione di comuni politiche di gestione dei flussi migratori per bloccare la strada ai trafficanti della rotta mediterranea. Ecco, la rotta mediterranea che è percorsa sempre di più da quando esattamente un anno fa l'Europa a Bruxelles ha siglato un importante accordo con la Turchia che di fatto ha chiuso quella che era la rotta balcanica. La Turchia, un paese che in questo periodo alza la voce e minaccia di fare saltare tutto qualora l'Europa non continui con quelli che Erdogan considera degli atteggiamenti ostili, pensiamo al divieto di fare in questi giorni dei comizi elettorali per promuovere il referendum sul presidenzialismo che è alle porte. Dunque Erdogan minaccia di far saltare tutto, ma in questi giorni il conflitto, diciamo, le parole grosse sono volate soprattutto nei confronti della Germania e della cancelliera Angela Merkel. Un invito alla Turchia ad abbassare i toni per evitare un ulteriore deterioramento nei rapporti già molto tesi tra Berlino ed Ankara. Il governo tedesco chiede un passo indietro al presidente Erdogan. I paragoni con il nazismo sono inaccettabili in qualsiasi forma, dice il portavoce dell'esecutivo della Merkel, rispondendo alle affermazioni pesantissime del presidente turco che ieri durante un comizio ha accusato la cancelliera tedesca di utilizzare metodi nazisti contro i fratelli turchi che vivono in Germania, ha detto, e contro i miei ministri e i deputati che vanno lì. Il riferimento è alla miccia che ha dato il via allo scontro la scorsa settimana, ossia il divieto da parte delle autorità olandesi e di quelle tedesche rivolto ad alcuni ministri turchi di tenere comizi a favore del referendum di aprile voluto da Erdogan e con il quale spera di trasformare la Turchia da una democrazia parlamentare ad un paese a guida presidenziale nel quale quindi avrà ancora più potere. Nel crescendo di accuse si sono inseriti 2 nuovi elementi. In primis l'arresto di un giornalista turco-tedesco del Die Welt. Nel discorso di ieri ad Istanbul, Erdogan ha accusato direttamente la cancelliera Merkel. Grazie a Dio la spia è stata arrestata, ha detto il presidente. Vorresti indietro un agente terrorista che invece sarà processato da un tribunale giusto e indipendente. Nel paese continuano infatti gli arresti da parte dell'antiterrorismo. Soltanto nell'ultima settimana, recita il bollettino del Ministero dell'Interno turco, 2000 persone sono finite dietro le sbarre. Di queste la metà sono accusate di legami con il PKK e con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Secondo elemento, Ankara ha bollato come provocazione intollerabile la manifestazione autorizzata dal governo tedesco ai 30.000 curdi scesi in piazza 2 giorni fa a Francoforte, ufficialmente per celebrare il capodanno della tradizione mesopotamica, dove inevitabilmente non sono mancati gli slogan e i richiami al partito indipendentista del PKK. Non siamo intervenuti per evitare di disordini, si sono difese le autorità tedesche, ma le immagini con i cartelli che chiedono democrazia e libertà per il Kurdistan non sono certo passate inosservate ad Erdogan, che ha convocato l'ambasciatore tedesco ad Ankara per avere spiegazioni. Europa che in questo periodo naturalmente deve anche fare i conti con quei paesi come la Gran Bretagna che hanno deciso tramite un voto referendario di uscire dal progetto europeo. Ed è di poco fa la notizia che mercoledì 29 marzo la Gran Bretagna attiverà formalmente l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che è appunto quello per uscire dall'Unione Europea. È stato l'ambasciatore britannico a Bruxelles a informare il Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, della data scelta dalla Premier Theresa May. Il Presidente del Consiglio Europeo Tusk ha aggiunto che entro 48 ore
dall'invocazione di questo articolo 50 presenterà ai 27 la bozza delle linee guida per il negoziato. Sappiamo che l'iter prevede la notifica ufficiale all'Unione Europea tramite una lettera firmata dal Primo Ministro con la quale si dichiara l'intenzione formale di uscire. Ora passiamo alla politica più strettamente italiana. In questi giorni Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, si trova a Roma. Oggi pomeriggio dovrebbe partecipare, ma non è stato confermato, alla Camera ad un convegno sulle acque organizzato appunto dai gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Però a tenere banco è soprattutto la polemica di questi giorni, anche all'interno del Movimento stesso, della base, sullo stop deciso appunto da Grillo alle comunarie a Genova. Beppe Grillo sbarca a Roma, anticipato dalle dichiarazioni di sostegno dei leader del partito dopo la vicenda a Genova. Il casus belli è stato la decisione del leader di annullare il risultato delle comunarie che nel capoluogo ligure avevano incoronato Marika Cassimatis, chiedendo al movimento di fidarsi di lui, una sorta di cambiale in bianco. Episodio seguito da una lunga scia di malumori sul territorio e tra i parlamentari. Tensioni che Di Battista, ma anche Di Maio, si affrettano a negare. Abbiamo un garante, di lui io mi fido, dice il primo. Beppe conosce il territorio e si è preso quella decisione perché vuole evitare che qualcuno approfitti della nostra forza per salire sul carro del vincitore. Il garante serve proprio a prendere queste decisioni. Ci sono alcune persone che formano determinate liste che non sono del tutto in linea con la lotta, perché questo è il termine esatto, che si porta avanti da 4 anni in questa parte. Quando non si è sicuri al 100%, piuttosto che avere il rischio di ritrovarsi magari al gruppo misto qualche settimana dopo, si prende questa decisione. Luigi Di Maio ribadisce la ratio. La verità è che siamo la prima forza politica del paese e adesso stanno provando a salire sul carro del vincitore molte persone. È meglio fermarle prima che trovarcele dopo al gruppo misto, spiega confermando che su Cassimatis fossero arrivate diverse segnalazioni. Parole che fanno da cornice all'arrivo del leader nella capitale, dove oggi nel pomeriggio dovrebbe partecipare ad una conferenza alla Camera organizzata su uno dei temi più cari ai pentastellati, l'acqua pubblica. Argomento capace di galvanizzare il movimento è utile a rilanciare, spostando l'attenzione dei gruppi parlamentari perplessi dal blitz su Genova. Gli errori sono stati da tutte le parti sicuramente, ma questo clima ha fatto sì che rischiamo di compromettere una tappa importante come le amministrative di Genova. Forse per non alimentare ulteriori polemiche, Grillo non dovrebbe partecipare all'assemblea congiunta dei parlamentari di questa sera. Movimento dunque, come abbiamo appena visto, scosso al suo interno, ma altrettanto avviene anche all'interno del Partito Democratico e questa volta non più con la minoranza che è ormai fuoriuscita. L'argomento, il tema è Augusto Minzolini, il senatore per cui in questi giorni il Senato ha negato la decadenza appunto da senatore in seguito ad una condanna in via definitiva. Ci si interroga all'interno del partito sul perché si sia dato appunto ai senatori del PD, si sia data la libertà di coscienza. Anche adesso, dopo che la minoranza ha abbandonato nel PD, scontri e polemiche sono all'ordine del giorno. A scaldare gli animi c'è il caso del senatore azzurro Augusto Minzolini, condannato per peculato e salvato dalla decadenza anche grazie ai voti del PD. Sulla vicenda ieri è intervenuto Graziano Del Rio, ha detto chiaro e tondo che è stato un errore e che lui non avrebbe lasciato libertà di coscienza ai senatori Dem. Un affondo che scuote il gruppo di Palazzo Madama guidato da Luigi Zanda. La scelta di votare secondo coscienza è stata presa all'unanimità, ribadisce, e che fa infuriare alcuni dei senatori che hanno votato contro, che passano al contrattacco. Del Rio sbaglia. Nella Severino c'è scritto che la Camera di appartenenza giudica e non applica. Io ho avuto il dubbio ed ho votato contro la decadenza, spiega il renziano Giorgio Tonini, che come Luigi Manconi e Rosa Maria Di Giorgi, anche loro hanno votato contro, difende la propria scelta sostenendo di aver avuto il sospetto di un accanimento politico contro Minzolini. Il trattamento giudiziario non è stato imparziale, incalza Di Giorgi. Anche fuori dal PD fioccano le accuse. I 5 Stelle continuano a criticare i voti in Parlamento che hanno evitato la sfiducia a Lotti e la decadenza del senatore azzurro, mentre Renato Brunetta da Forza Italia afferma che il caso Minzolini dimostra come la legge Severino sia sbagliata ed incostituzionale, usata solo per colpire Berlusconi, e accusa Renzi e Del Rio di opportunismo finalizzato al posizionamento a sinistra in vista della battaglia congressuale del PD.
Polemiche che proprio in vista delle primarie rischiano davvero di far saltare gli equilibri interni al partito, già messi a dura prova non solo per le vicende Minzolini e Consip e per le nomine ai vertici delle aziende pubbliche. Ad agitare le acque infatti ci sono anche i temi caldi del lavoro, del welfare e della legge elettorale, tutti punti che con i dovuti distinguo sono al centro delle campagne congressuali dei tre candidati alla segreteria del PD, Renzi, Orlando ed Emiliano. Negli Stati Uniti Donald Trump sta ultimando quello che sono gli affidi degli appalti per la costruzione del muro al confine con il Messico, però oggi il tema di giornata su cui Donald Trump, come di consueto, ha cominciato a twittare nelle prime ore del mattino è l'audizione al Congresso, alla Camera, della commissione che sta indagando su quello che sono i presunti rapporti illegali durante la campagna elettorale tra lo stesso Trump e la Russia. Trump dice che questo non è assolutamente avvenuto e poco fa, appunto, dicevo, in un tweet ha detto che la vera storia su cui bisogna indagare è capire come sono trapelate informazioni segrete. Dice trovare la talpa subito. Si apre con un altro tonfo nel gradimento degli americani la settimana di fuoco di Donald Trump. Il suo indice è ad un nuovo minimo. Dall'ultimo sondaggio Gallup il livello di approvazione del presidente americano è sceso al 37%, mai nessuno così in basso dopo così poco tempo alla Casa Bianca. Numeri che arrivano il giorno di una non convenzionale audizione a porte aperte al Congresso dei direttori dell'FBI James Comey e della NSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, Mike Rogers, su uno dei temi più scabrosi che hanno accompagnato l'ascesa alla presidenza di Donald Trump, i presunti contatti fra l'entourage dell'allora magnata newyorkese e la Russia al fine di condizionare le elezioni di novembre. In particolare Comey potrebbe ricevere più di qualche domanda spinosa anche sulle gravi accuse rivolte da Trump al suo predecessore Barack Obama di averlo fatto intercettare, accuse che al momento non trovano alcun riscontro. La settimana che si apre dal via anche all'iter per la conferma di Neil Gorsuch, il giudice designato da Trump per sostituire Antonin Scalia alla Corte Suprema. Il cammino è spinoso perché per l'approvazione è necessario anche il voto di alcuni democratici, i quali invece hanno promesso un'opposizione strenua. Gorsuch è l'ago della bilancia che può riportare la Corte Suprema in campo conservatore, con conseguenze importanti sulla vita americana a partire dalla decisione che i giudici costituzionali dovranno prendere sulle due versioni per il bando agli immigrati musulmani, per non parlare della più volte annunciata volontà di Trump di cancellare molte delle legislazioni più progressiste in America, a partire dalla Roe vs. Wade, la sentenza che decretò il diritto di scelta della donna in tema di aborto. Ore decisive poi anche per la proposta dei repubblicani di revocare e sostituire l'Obamacare. Il testo inviato dal presidente non solo non trova l'approvazione dei democratici, ma non piace neanche ad una trentina tra deputati e senatori conservatori che a quanto pare sarebbero pronti a bocciarlo. Per evitare la prima debacle al Congresso di un vero e proprio disegno di legge, alcuni emissari repubblicani hanno passato il fine settimana dal presidente in Florida cercando di riscrivere le parti a rischio. Sta per cominciare al Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro tra sindacato, azienda e governo su Alitalia. Quello che si teme, quello che temono i sindacati è che ci siano molti esuberi, migliaia di persone. Questo è un tema naturalmente molto difficile in una Italia dove la disoccupazione è sempre galoppante. È un problema oggi prendere un aereo in questa giornata di scioperi nazionali. È quello dei controllori di volo dalle 13 alle 17 indetto dai sindacati FILT CGL, FIT CISL, WILT, UGL e UNICA a bloccare il maggior numero di collegamenti. A questo si è aggiunto quello sempre di 24 ore, ad eccezione delle fasce garantite, proclamato dal sindacato autonomo CUB Trasporti. Questa mattina un centinaio di lavoratori aderenti a questa sigla ha manifestato davanti al terminal T1 di Fiumicino. L'Alitalia ha cancellato il 40% dei voli, riprogrammandone gran parte e predisponendo velivoli più capienti su alcune rotte, avvisati per quanto possibile i passeggeri, ma molti, soprattutto stranieri, si sono presentati e attendono di sapere quando potranno partire. Per ora pochi voli cancellati dai vettori stranieri, in tutto 220 collegamenti cancellati, tra cui il volo che avrebbe dovuto portare a Milano per l'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che si è visto costretto a inviare un messaggio registrato.
registrato. Del resto il ministro non poteva rischiare di non essere presente questo pomeriggio al tavolo da lui stesso convocato con le organizzazioni dei lavoratori, l'azienda, il ministro del lavoro Poletti e delle infrastrutture Delrio per discutere il piano di rilancio di Alitalia. 163 milioni di tagli sul costo del lavoro da ricavare con 2037 esuberi e decurtazioni degli stipendi in media del 30%. Sacrifici inaccettabili secondo i sindacati che per il 5 aprile hanno annunciato uno sciopero duro di 24 ore. Questo lunedì è solo l'inizio di una settimana difficile per chi deve spostarsi. I tassisti hanno annunciato una nuova agitazione per giovedì, dopo quelle che hanno bloccato le grandi città a febbraio per protestare contro la mancanza di una normativa che regolamenti le auto con conducente e Uber. Dopo quelle proteste era stato aperto un tavolo al Ministero dei Trasporti. Sono state raccolte le proposte dei rappresentanti dei tassisti, che però lamentano di non avere avuto alcuna risposta. Un protocollo dovrebbe essere presentato dal Ministero entro il 21 marzo, forse in tempo per scongiurare una nuova agitazione delle auto bianche. Intanto Uber ha invitato i tassisti in un centro congressi romano per un confronto a 3 giorni dallo sciopero. I rappresentanti della multinazionale americana sono lì da alcune ore, ma sembra che nessuno dall'altra parte si sia presentato. È arrivato il momento delle notizie sportive, del calcio, del campionato di Serie A che vede la fuga della Juventus che ha vinto a Genova con la Sampdoria. 9 giornate dalla fine, i bianconeri hanno dunque 8 punti di vantaggio sulla Roma. Tutto secondo copione, la Juve ha vinto, Roma e Napoli pure. Alla fine mancano solo 9 giornate, 27 punti da segnare e il vantaggio dei bianconeri è di 8 lunghezze sui giallorossi e 10 sulla squadra di Sarri. E allora non è esagerato dire che il 6° scudetto consecutivo è davvero a un passo. Anche se dopo la sosta azzurra il 2 aprile la Juve è attesa a San Paolo in una sfida infuocata che racconterà anche il ritorno per la prima volta di Higuaín a Napoli, con replica 3 giorni dopo, il 5, quando in palio ci sarà la finale di Coppa Italia. Sono i giorni della verità, quindi. A Genova contro la Sampdoria non si è vista una Juve travolgente. Quadrado ha fatto la differenza. Gigi Buffon ha festeggiato un nuovo record, l'essere diventato il bianconero con più minuti in Serie A, superato Giampiero Boniperti. Massimiliano Allegri si è infuriato per alcune sbavature finali, pensando già al Barcellona, sapendo che contro i catalani anche la minima amnesia potrà costare cara. Nervi scoperti, messaggi cifrati. Il mio futuro non dipende da me, ma dai dirigenti, ha fatto sapere Allegri, situazione opposta a Roma. Il presidente Pallotta ha dichiarato che sarebbe ben contento se Spalletti restasse, mentre il tecnico toscano continua a ripetere che rimarrà solo se vincerà. Più che un pensiero, un'ossessione. E Maurizio Sarri continua la sua crociata contro il sistema calcio. Gli anticipi della domenica alle 12.30 fanno schifo, ha detto, e non capisce perché ci vada sempre di mezzo il suo Napoli. Poi c'è anche quello che succede in campo, con la Roma che prima soffre e poi vince in rimonta contro il Sassuolo per 3-1 e il Napoli che dà spettacolo per un tempo a Empoli dove mai aveva vinto e poi nel finale va in apnea rischiando di farsi raggiungere. Insomma, nessuno è perfetto, di sicuro non lo è la Lazio incapace di segnare contro una squadra, il Cagliari, che non usciva dal campo senza subire gol da ben 6 mesi. Di nuovo in rialzo le quotazioni dell'Atalanta, che ha dimostrato che la sbornia di San Siro è già un ricordo. 3 reti al Pescara di Zeman in caduta libera, Milan scavalcato e Inter raggiunta al 5° posto. Ma c'è anche l'Italia dello sci, soprattutto quello delle sue campionesse che hanno chiuso brillantemente la stagione trionfando nel gigante di Aspen. Brignone, Goggia e Bassino insieme sul podio confermano che questa squadra azzurra è una delle più forti di sempre. Sembrava il più classico dei giganti degli assoluti italiani, la gara che a fine stagione decreta la migliore atleta della nazione. Invece il podio di Aspen resta la storica immagine di una Coppa del Mondo dominata dall'Italia. Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino hanno monopolizzato l'ultimo gigante dell'anno, 11 podi in stagione in questa specialità, che ha relegato ai margini la campionessa del mondo Tessa Hurley e la vincitrice della sfera di cristallo Michaela Schifrin. L'annata conclusa diventa così materia di record, perché manda in soffitta quella che fin qui era considerata una vetta insuperabile, la stagione 96-97, con Compagnoni, Tomba, Costner e Ghedina a dare la polvere agli avversari. 38 podi allora, 5 in più quest'anno, mai l'Italia aveva fatto così bene nei 50 anni di Coppa del Mondo. 9 vittorie, 17 secondi e 17 terzi posti, il tutto con ben 11 diversi atleti sul podio. Sanno insomma da dove ripartire i vertici federali.
mondiali senza potersi permettere di trascurare il buco nero del nostro sci alpino, quel mondiale di St. Moritz dove solo la Goggia ha strappato un bronzo all'ansia da prestazione. È questo, a 11 mesi dall'appuntamento olimpico di Pyeongchang, il nuovo focus da cui ripartire. La sciata efficace, seppur diversa, degli azzurri può fare la differenza, ma solo se abbinata a un programma di lavoro psicologico e mentale che renda gestibile anche la pressione da grande avvenimento. Per rendere il triplete di Aspen, che replica a 21 anni di distanza quello firmato da Compagnoni, Panzanini e Kostner sulle nevi norvegesi di Narvik, una consuetudine anche quando i gradini del podio varranno medaglie pesanti. Finito il nostro telegiornale, però vi invito a rimanere con noi a vedere il TG Cronache con Caterina Bizzarri. Ci saranno molti argomenti, si parlerà appunto anche degli sbarchi dei migranti nel nostro paese. Ci sono migliaia di persone che sono in arrivo proprio oggi, 1500. E molti bambini non accompagnati, poi questi sono giorni in cui anche si ricordano le mafie nel sud Italia, lo fa in primis il nostro presidente Mattarella, e purtroppo ci sono anche degli episodi fortemente negativi. Tutto questo in TG Cronache con Raffaella Di Rosa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.